ancora temporali e venti forti in Sicilia, maltempo e allerta gialla in tutta l'isola, sospesi i collegamenti con le isole minori. Le vittime denunciano nell'ennese due arresti e 20 persone indagate per i delitti di usura, estorsione e autoriciclaggio. Una piazza di spaccio a conduzione familiare è stata smantellata dai carabinieri di Gravina di Catania, 8 le ordinanze di custodia cautelare. La donazione del sangue e cultura, la Regione Siciliana ha avviato un'interlocuzione con le scuole per spiegare l'importanza della donazione. Il premio Oscar Nicola Piovani apre a Modica la stagione musicale del Teatro Garibaldi, sul palco con note a margine. Buonasera, seconda edizione di Media News, oggi è martedì 22 novembre. Ancora temporali e forti venti in Sicilia, maltempo e allerta gialla in tutta l'isola, sospesi i collegamenti con le isole minori. Temporali, venti e burrasca e mari agitati. Continua l'ondata di maltempo in Sicilia. Come ampiamente annunciato, il ciclone Poppea è arrivato e già da ieri sferza lo stivale da nord a sud con nubifragi e neve a bassa quota nelle regioni settentrionali e con piogge e forti venti al sud, soprattutto in Sicilia, dove la Protezione Civile conferma l'allerta gialla fino alle 24 di oggi per tutte e 9 le province dell'isola. A Palermo è caduto un palo della luce nella zona Noce e si è abbattuto su un'auto in sosta che solo per un caso al momento dell'impatto era vuota. Nessun ferito dunque, ma numerose le richieste di intervento giunte al numero di emergenza per gli allagamenti. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno operato nel vicino comune di Monreale e nella frazione di San Martino delle Scale, dove a causa delle forti raffiche diversi alberi sono finiti in strada intralciando la circolazione. Al momento il traffico aereo rimane regolare, ma si registrano forti disagi nei collegamenti con le isole minori. Il forte vento da sud-ovest e il conseguente aumento del moto ondoso anche oggi tengono navi agli scafi che collegano le isole Eolie ormeggiati nel porto di Milazzo, con inevitabili disagi nelle scuole, negli uffici e nel rifornimento delle attività commerciali. Alicudi, Filicudi e il piccolo borgo di Ginostra non sono raggiungibili da oltre 60 ore, mentre Salina, Panarea e Stromboli sono isolate da oltre 48 ore. Le uniche isole che sono state raggiunte ieri da un mezzo sono state Vulcano e Lipari, grazie ad una corsa straordinaria della nave Laurana, che ha poi fatto ritorno direttamente nella città del Capo. Primi fiocchi di neve a Piano Battaglia nel Palermitano. Dopo il passaggio del ciclone la pressione tornerà ad aumentare, riportando il sole su quasi tutte le regioni, ma si avrà un generale abbassamento delle temperature. Da venerdì 25 poi un altro ciclone sarebbe pronto a impattare sull'Italia, minacciando con il maltempo l'ultimo weekend di novembre. Cronaca, le vittime denunciano nell'ennese due arresti e 20 persone indagate per i delitti di usura, estorsione, autoriciclaggio ed emissione di fatture false. Scoperto un vasto giro di usura, riciclaggio ed utilizzo di fatture false gestito da due fratelli di Leonforte che, approfittando delle difficoltà economiche causate dall'emergenza Covid-19, prestavano denaro a imprenditori locali in grave crisi di liquidità. L'operazione Full Control, condotta alle fiamme gialle della tenenza di Nicosia, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due presunti usurai posti ai domiciliari, con il contestuale sequestro preventivo di beni e denaro per circa 400.000 euro emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Erna al termine di un'indagine durata oltre un anno. Sono complessivamente 20 le persone a vario titolo indagate per i delitti di usura, estorsione, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture false e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Decisiva la collaborazione fornita dalle vittime degli usurai. Dall'indagine è infatti emerso che due arrestati, una volta concesso il prestito ed obbligata la vittima al pagamento mensile degli interessi, sempre superiore al limite
massimo fissato alla legge, dinanzi alle prime difficoltà manifestate dagli imprenditori nei versamenti periodici, li avrebbero costretti a cedere a titolo di garanzia le proprie quote societarie, talvolta in modo occulto, altre volte attraverso la loro formale acquisizione, accompagnata tuttavia da pagamenti fittizi. In altri casi la concessione del prestito sarebbe stata subordinata all'acquisizione delle quote societarie a titolo di garanzia e alla conseguente pretesa, per la restituzione del prestito e degli interessi, di una parte dei ricavi aziendali. Le investigazioni, svolte anche attraverso indagini bancarie, hanno consentito di ricostruire prestiti concessi ad un tasso di interesse che in alcuni casi avrebbe raggiunto il 200% annuo. Una piazza di spaccio a conduzione familiare è stata smantellata dai carabinieri di Gravina di Catania. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del capoluogo etneo nei confronti di 8 persone indagate a vario titolo per furto, ricettazione, estorsione, detenzione illegale di arma da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti. Una piazza di spaccio a conduzione familiare è stata smantellata dai carabinieri di Gravina di Catania. L'ordinanza del GIP ha disposto la custodia in carcere per 4 indagati e l'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria per altri 4. L'indagine, denominata Testuggine, durata dall'agosto del 2019 al gennaio del 2021, è scaturita dall'arresto di Manolo Caponnetto per un furto in un'abitazione a Mascalucia e dalla sua decisione di dare indicazioni sul suo complice e sul ricettatore della refurtiva, Ignazio Giovanni Tomaselli. Grazie ad attività tecniche con video riprese, osservazione, controllo e pedinamento, i carabinieri hanno evidenziato come l'operatività del gruppo criminale fosse concentrata soprattutto nei comuni di Catania, San Pietro Clerenza e dell'Interland Etneo in generale. Il provento dei furti sarebbe servito per alimentare la bancarella del mercato delle pulci di Catania, gestita da Mario Tomaselli, padre di Ignazio. In particolare, gli indagati, sostiene la procura etnea, per compiacere o anche per ottenere da quest'ultimo dosi di sostanze stupefacente, sarebbero stati soliti procacciare specie di volatili protetti e anche ornamenti comunali, quest'ultimi sottratti alla municipalità di San Pietro Clerenza e successivamente utilizzati dagli indagati per abbellire un complesso popolare nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania. Dalle indagini dei carabinieri sarebbe emerso anche che, in alcune occasioni, gli obiettivi da depredare sarebbero stati caldeggiati a Ignazio Giovanni Tomasello da uno degli indagati, in quel momento detenuto nel carcere di Termini Imerese, ma in possesso illecitamente di un telefono cellulare. Tomaselli, seppur ai domiciliari, contesta la procura, sarebbe riuscito, con l'ausilio del padre Mario e della moglie, indagata ma non raggiunta dalla misura cautelare, a gestire dalla propria abitazione una fiorente attività di spaccio di cocaina, con un introito medio di circa 300 euro giornalieri, attraverso cessioni effettuate dal proprio balcone. In alcuni casi, a garanzia del debito scaturito dalle cessioni della sostanza stupefacente, Tomaselli avrebbe trattenuto la carta del reddito di cittadinanza o la postpay dell'acquirente, da cui, a titolo di penale dovuta a ritardo nei pagamenti, avrebbe prelevato indebitamente somme di denaro. Nel corso dell'attività, tra la refurtiva recuperata, spiccano anche alcune tartarughe di terra, da qui la denominazione dell'attività testuggine, il rinvenimento di un fucile calibro 12 e di un piccolo quantitativo di cocaina e marijuana. Parliamo ora della crisi che attanaglia aziende e famiglie, le richieste al governo di Assoesercenti un'impresa. Dottore Politino, un momento di crisi, un momento in cui le aziende non ce la fanno più, ma qual è? C'è una soluzione a parte il governo nazionale, regionale? Voi come categoria cosa state facendo? Allora, intanto il momento è drammatico. C'è un'analisi che abbiamo fatto come Assoesercenti un'impresa e ci sono oltre 100.000 imprese siciliane a rischio. Purtroppo, in una fase di vuoto istituzionale, si aspettava l'insediamento del nuovo governo sia nazionale che regionale. Oggi ci siamo. Quello che chiediamo sono delle pochissime proposte serie e concrete. L'estensione del credito d'imposta per le imprese non energivore dal 30 al 50%, una nuova moratoria ABI, l'allungamento dei periodi di preammortamento dei mutui che sono stati erogati tramite il fondo di garanzia e l'allargamento della percentuale di garanzia da parte
del fondo centrale dal 70 al 90%. Al governo regionale chiediamo in maniera chiara un indennizzo a favore di quelle imprese che stanno subendo passivamente il caro energia e che giornalmente fanno enormi sacrifici per poter andare avanti. Come? Attraverso l'istituzione di un bando IRFIS che prevede un contributo a fondo perduto del 70% e un finanziamento a tasso zero del 30%. Queste sono le proposte su cui bisogna dibattere. In prospettiva futura vedremo su come lavorare sulle energie rinnovabili, ma oggi c'è, come dire, un tema che ha un carattere d'urgenza, la salvaguardia e la salvezza delle piccole e medie imprese siciliane. Rispetto a questo il governo nazionale, che è fortemente rappresentato anche da numerosi esponenti siciliani, e il governo regionale hanno l'obbligo morale e istituzionale di dare queste risposte. L'Ordine degli Ingegneri di Messina contesta l'accelerazione del governo Meloni sul superbonus e chiede misure più flessibili per evitare disagi al settore. Andare a cambiare, andare a modificare una procedura entro 15 giorni, cioè la cosa che più diciamo, è saltata agli occhi e che noi contestiamo è che ci sono oggi almeno, ci sono 10 giorni, cioè entro il 25, entro la prossima settimana, sarebbe necessario che tutti i condomini che hanno in cantiere, che hanno previsto, che hanno deliberato le procedure per accedere al superbonus, e quindi superbonus non significa solo denaro, significa mettere in sicurezza gli edifici, privilegiare il risparmio energetico, quindi mettendo i condomini in una condizione di riqualificazione energetica dell'intero immobile. Significa anche il superbonus significa anche mettere in sicurezza gli edifici. Ricordiamoci che c'è la parte che proprio è relativa alla messa in sicurezza sismica dell'edificio. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni che oggi potrebbero venire a mancare. Chi, specie nei condomini, aveva deciso di deliberare di accedere a questo beneficio, ha oggi 10 giorni di tempo per chiudere tutte le pratiche, per avviare la procedura della CILAS, che sarebbe la comunicazione inizio lavori al comune, e quindi chiudere, quindi con delibere che spesso sono anche complesse, una procedura che si era messo in cantiere almeno doveva durare fino al 2023. Non vogliamo farla durare il 2023, chiudiamola a dicembre 2022, ma non in 10 giorni. Cioè siamo a una situazione veramente di, perdonatemi e consentitemi anche un termine, proprio di uno stato di polizia su una misura che invece sta aprendo prospettive di lavoro non solo per chi è interessato al settore, professionisti, imprese, operai, ma anche per mettere in sicurezza, lo ripeto, un patrimonio edilizio che, specie a Messina, noi vediamo quanto è degradato e quanto ha bisogno di essere messo in sicurezza. Cioè, non si capisce questo carico di tensione su una misura che è economicamente indispensabile e da un punto di vista ambientale e di sicurezza del territorio forse lo è ancora di più. La donazione del sangue è cultura in Italia ed anche nella nostra regione. I donatori hanno più di 46 anni. La regione siciliana ha avviato un'interlocuzione con le scuole per spiegare l'importanza della donazione. Un problema di cultura è quello che sta mancando. A luglio, quando il direttore del Centro Nazionale Sangue, il dottore De Angelis, in sede plenaria ha raccontato a noi responsabili dei centri regionali sangue la situazione nazionale degli ultimi 10 anni, e ci ha fatto vedere che c'è un decremento molto preoccupante delle classi dei donatori fino ai 45 anni e ha detto cercate di fare qualcosa perché qui, da qui a breve toccheremo il fondo. L'Italia, così come anche la Sicilia, si sta reggendo grazie ai donatori dai 46 anni in poi, che donano più volte durante l'anno. E cosa sta facendo la regione siciliana? Ha stipulato un accordo, un protocollo d'intesa a settembre per consentire alla sanità pubblica, attraverso le associazioni dei donatori volontari di sangue, che in Sicilia raccolgono l'85% del fabbisogno, direttamente nelle scuole. Andare nelle scuole e sensibilizzare le nuove generazioni per cercare di andare in controtendenza e recuperare questo gravissimo gap che ci separa dall'autosufficienza, soprattutto con riferimento al plasma.
Faccio conto che a noi mancano, per essere autosufficienti, per il plasma da cui si estraggono poi gli emoderivati, i plasma derivati, in particolare immunoglobuline e albumina, a noi mancano ancora 27.000 kg di plasma, che sono paragonabili a 77.000 donazioni per una sacca di 350 cc come media, no? Ma 77.000 donazioni sono tantissime. Allora, qual è il piano della Regione Siciliana e dei centri trasfusionali? Intervenire nelle scuole, sensibilizzare i ragazzi diciottenni a donare il sangue, perché una donazione di sangue dura alcuni minuti, no? E sensibilizzare invece i donatori periodici a passare alla donazione del plasma, dove la donazione impiega più tempo, sono circa 45 minuti. Ma per fare questo c'è bisogno della collaborazione dei genitori e dei docenti. Perché questo? Perché il sangue, per essere trasfuso, deve essere pulito già a monte. Quindi i ragazzi devono aderire a corretti stili di vita, quindi tenersi lontano dall'alcol, tenersi lontano dalle droghe e da tutto quello che può portare problemi al sangue. Qual è la cosa importante? Perché il sangue non è importante soltanto per chi lo riceve, ma anche per chi dona, perché attraverso la donazione del sangue, e questo lo dico ai genitori in particolare, se c'è un problema proprio al sangue, noi ce ne accorgiamo subito. E attraverso la sanità pubblica possiamo immediatamente intervenire. Si dice sempre che prevenire è meglio che combattere, non che curare. E se ci sono anche dei possibili tumori al sangue, ce ne accorgiamo immediatamente. E quindi interveniamo. Quindi, cari genitori, aiutateci ad aiutarvi. Volontariato siciliano a rischio fallimento, e questo è il grido di allarme lanciato dal presidente del Comitato delle Misericordie della provincia di Catania, Alfredo Di Stefano, che sta raccogliendo la preoccupazione delle tante misericordie catanesi e di altre organizzazioni di volontariato e protezione civile siciliane, che proprio in queste settimane stanno ricevendo cartelle pesantissime da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione relativamente alle tasse di proprietà di mezzi impiegati quotidianamente nel soccorso della popolazione. Il volontariato siciliano è a rischio. Questo è il grido d'allarme lanciato dalla presidente del Comitato delle Misericordie della provincia di Catania, Alfredo Di Stefano, che sta raccogliendo le preoccupazioni delle tante misericordie catanesi e di altre organizzazioni di volontariato e protezione civile siciliane, che proprio in queste settimane si stanno vedendo recapitare cartelle pesantissime da parte di Agenzia delle Entrate e Riscossione relativamente alle tasse di proprietà di mezzi impiegati quotidianamente nel soccorso della popolazione. Una vera e propria scure che, colpendo ogni mezzo, dalle ambulanze ai mezzi antincendio, senza tralasciare anche i veicoli per trasporto disabili, che rischia di paralizzare da un lato i servizi ordinari svolti dalle singole misericordie, dall'altro l'intero sistema di intervento della protezione civile regionale, che poggia le sue fondamenta proprio sul volontariato. Se la Regione Siciliana, per il tramite dei suoi enti di riscossione, hanno deciso di far chiudere i battenti alle associazioni di volontariato che sopravvivono solamente con le offerte dei cittadini, che lo dicono chiaramente, fino a quando gestiva il tutto l'Agenzia delle Entrate potevamo contare sull'esenzione in virtù di un decreto del Presidente della Repubblica del 57. Solo le misericordie nella provincia di Catania contano oltre 120 mezzi, che corrispondono a oltre 40.000 euro di bolli annui. Il mancato pagamento comporterebbe il fermo amministrativo e l'impossibilità di intervenire sia nel quotidiano sia in situazioni di emergenza, senza contare le eventuali rivalse sul patrimonio dei singoli presidenti. Chiediamo al Presidente Schifani, alla Giunta regionale, di intervenire tempestivamente su queste criticità. Alma Viva, le RSU sindacali hanno incontrato a Palermo il viceprefetto spiegando la situazione dei 450 lavoratori del servizio 1500 attivo durante nel periodo del lockdown, che adesso rischiano di perdere il lavoro. I lavoratori chiedono una mediazione con i ministeri. Sono i lavoratori della commessa del 1500, un numero di servizio, diciamo, ministeriale di pubblica utilità, che hanno svolto egregiamente il loro lavoro durante un periodo complicato per il paese, che era quello della pandemia. Ora, diciamo, sembra che il mostro Covid sia in fase, diciamo, di regressione. Le attività del servizio del 1500
continuano a diminuire, sono lavoratori che già con stipendi bassi allo stato attuale sono all'85% di ammortizzatore sociale. Quindi serve un tavolo ministeriale, serve fare chiarezza se ci sarà un appalto che continuerà le attività del 1500 o comunque garantire a questi lavoratori il perimetro occupazionale di questi lavoratori che principalmente sono in Sicilia, fra Palermo e Catania, che non possano pagare dazio due volte, non solo in termini di ammortizzatore sociale, ma anche in termini, diciamo, di dismissione dell'attività di Almaviva progressive in ambito di contact center. Crediamo che si debba trovare una soluzione che possa salvaguardare tutti. Non credo che sia accettabile. Abbiamo aspettato che si costituisse un nuovo governo per far sì che comunque ci siano delle parti che vengano convocate per trovare soluzioni per tutti. È una situazione paradossale, perché per lavorare rischiamo di non lavorare, è un paradosso appunto. La preoccupazione è molto realistica purtroppo, tra l'altro siamo in un'età non collocabile lavorativamente, io personalmente ho 48 anni, non è facile, la paura sì, è molto realistica purtroppo, sì. Noi lavoriamo in American Express, almeno io da 18 anni, adesso Amex ha deciso di internalizzare in Spagna, quindi si riprende il servizio in house e non si preoccupa di noi che ovviamente rimaniamo senza lavoro. Quindi dall'oggi al domani ci viene comunicato che il servizio passerà in Spagna, quindi è la sede Amex di Spagna, e noi ci ritroviamo senza lavoro. Siamo lavoratori Almaviva, entrambi lavoratori part time, sul 1500 da quando è nato l'emergenza Covid, ed entrambi oggi siamo a rischio, siamo dei numeri, non siamo più delle persone, siamo a forte rischio perché non sappiamo il nostro domani. Abbiamo dato un servizio alla città, abbiamo dato un servizio alla nazione, adesso sia gli imprenditori che la politica, quella politica che ci ha chiesto di lasciare le nostre commesse e andare a lavorare, rispondere per questa emergenza, adesso ci deve dare delle risposte, perché appunto noi non siamo dei numeri, ma siamo delle famiglie, siamo delle persone e abbiamo dignità, non vogliamo calpestata la nostra dignità. Voltiamo pagina, parte ufficialmente domani il programma di Leonforte Crea, una rassegna dedicata al cinema, all'arte e alla cultura che coinvolgerà le scuole del territorio. 5 mesi di eventi con incontri di approfondimenti, documentari, mostre e incontri con gli studenti. Grandi nomi dell'arte, del cinema, della fotografia per la prima edizione di Leonforte Crea, una rassegna pensata come un percorso culturale ad ampio raggio che porterà nel cuore della Sicilia artisti, registi, fotografi, intellettuali pronti a raccontarsi davanti a studenti e non, protagonisti di talk show, incontri di approfondimento e di intrattenimento, workshop e mostre. L'idea di questa piccola e preziosa rassegna è di Alberto Maria, giovane regista leonfortese, realizzato con la collaborazione fattiva di Alessandro Aiello. È stato sviluppato un calendario articolato in più mesi, dal 23 novembre 2022 al 22 marzo 2023, giorno in cui è stata istituita la giornata in memoria di Giovanna Maria, impegnata e appassionata operatrice culturale e sociale, molto nota nel piccolo centro in provincia di Enna. La manifestazione aprirà i battenti il 23 novembre agli scientifico Enrico Medi di Leonforte. Leonforte Crea è un sogno che si sta concretizzando in rassegna artistico-culturale a Leonforte da novembre a marzo 2023. Inizialmente il progetto doveva essere semplicemente una giornata in memoria della professoressa Giovanna Maria, appassionata operatrice culturale e sociale di Leonforte, scomparsa nel 2020. Successivamente abbiamo pensato, io e tante persone, associazioni, in particolare Scuola Fuori Norma di Catania, che si occupa di formazione esperienziale di prodotti audiovisivi, e l'Università Popolare di Leonforte, di creare questa rassegna che farà convergere a Leonforte professionisti, artisti da ogni parte della Sicilia e anche fuori. In particolare interagiranno anche realtà siciliane conosciute in tutto il mondo come Farm Cultural Park e la Fondazione Fiumara d'Arte di Antonio Presti.
Il premio Oscar Nicola Piovani apre a Modica la stagione musicale del Teatro Garibaldi, sul palco con Note a margine. Il Teatro Garibaldi di Modica apre le sue porte all'avvio della nuova stagione per gioire in musica con 10 imperdibili, affascinanti e variegati appuntamenti. Il primo evento, che ha bruciato il botteghino in appena 2 giorni, è stato Note a margine con lo straordinario Nicola Piovani. Note a margine è un racconto musicale che ripercorre il cammino artistico del compositore e che, come in immaginarie stazioni di un viaggio tra le note, rivive memorie, esperienze, aneddoti e incontri con personaggi come Federico Fellini, Fratelli Taviani, Roberto Benigni, Bigas Luna e tanti altri. Sono tutti tasselli di un mosaico che raccontano di una vita fatta di cinema, teatro, letteratura e naturalmente di musica. Un racconto appassionato che incrocia le sonorità di 3 strumenti, il pianoforte suonato dal maestro Piovani, il sax di Marina Cesari e il contrabbasso di Marco Loddo. Le note a margine del concerto non sono i piccoli appunti, le osservazioni o le riflessioni che vengono annotate ai margini di una pagina, ma sono significative esperienze di vita, profonde ed emozionanti testimonianze personali in cui ogni nota è unica, appassionata e centrale, rappresentativa di una bellezza totalizzante perché, come ha dichiarato Piovani, non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica. Si è svolto a Raffadali, allo Sport Center, il secondo memorial in ricordo di Nino Virone, giovane poliziotto penitenziario venuto a mancare a causa di una grave patologia. Il giovane è stato ricordato durante un quadrangolare di calcio a 5 che ha visto la partecipazione del reparto di polizia penitenziaria degli istituti Petrusa di Agrigento, Piazza Lanza di Catania e Pagliarelli di Palermo. Era un angelo per me. L'ho conosciuto poco perché purtroppo è successo quello che è successo, però quel poco che l'ho conosciuto, diciamo che era come se l'avessi conosciuto da una vita. E sono contento, ecco, che viene ricordato ogni anno con questo memorial, perché proprio fare memoria di una figura del genere è importante. Sia per la famiglia, perché giustamente rimane nei ricordi vivi e soprattutto nei ricordi positivi, belli della sua vita, e sia anche in tutto questo contesto di giovani che gli sono stati vicini con l'amicizia, perché rafforzano di più questo senso d'amicizia, che la morte lo spezza a porto adesso l'amicizia, anzi la rafforza. Agrigento regala la coppa a Eva. Ok. Anche i colleghi di Palermo Pagliarelli, nonché quelli di Piazza Lanza, hanno aderito con un grande entusiasmo proprio per la vicinanza di Nino, perché l'ho conosciuto un po' anche da altri, sia perché a Catania era questo servizio, ma anche i colleghi di Pagliarelli hanno sposato questa causa e hanno preferito essere presenti. Vocaboli del dialetto palermitano che scompaiono a Villabato è stato presentato il libro di Giovanni Dino. Questo libro, diciamo, viene da una lunga gestazione. L'avevo iniziata, innanzitutto le parole che scompaiono è una raccolta di termini della parlata orale che naturalmente non vengono più citate, non vengono più dette, però appunto le parole che scompaiono. È un libro che un lavoro che ho iniziato sul finire degli anni Ottanta. Allora frequentavo il Comitato Utopia, il Comitato Utopia che l'aveva creato Giovanni Giannone, l'architetto Giovanni Giannone, e che ancora esiste, e lui è il titolare, il direttore. L'avevo iniziata lì, questa raccolta di termini che non si dicono più, che tendono a scomparire. Ma non solo questo, anche altre cose avevo iniziato a raccogliere e a scrivere.
e che piano piano ogni volta aggiungevo sempre qualche parola fino a quando è arrivato il momento, ecco, della pubblicazione. Ma sicuramente va aggiornato, ci sono ancora termini che io non ho scritto perché mi sfuggono, quindi di volta in volta, ecco, chissà, una nuova edizione verrà poi aggiornata. Diversi vocaboli sono scomparsi, almeno un 40% di quelle che sono scritte nel libro, un 40% sono letteralmente scomparse, sono diventate arcaismi. Altri tendono a scomparire, non è in questa generazione, la generazione futura sicuramente non adopererà più questi termini. Poi questo libro porta termini che ho scoperto, che diciamo solo qua a Villabate, nomi tipici villabatese. Ad esempio dico questo: Reula voleva dire regina, è un termine che solo qui a Villabate si diceva, Reula, re al femminile. È in questi ultimi anni che mi sto dedicando un po' alla saggistica, un po' anche alla storia locale, proprio per amore del mio paese. Ho tante cose in cantiere che sto raccogliendo, che ho raccolto, e ora via via vado pubblicando. Ad esempio i mestieri scomparsi, di cui c'è un mestiere tanto caro a me, che di cui l'ho frequentato, i miei fratelli l'hanno fatto, l'airo, quando si cavava. E così ad esempio i cuffolara che facevano le coffe. Insomma, mestieri che ormai non esistono più e che io ho preso a cuore, che intendo raccontare queste storie. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.